Signori, il ritorno dell'artista che stiamo per andare ad ascoltare oggi sembra ormai essere imminente perché già qualche settimana fa ha pubblicato un freestyle a cui noi siamo andati a fare anche la reaction, ve la lascio nelle schede, ma a parte quello, oggi è tornato con un singolo ufficiale e sembra che stia effettivamente per arrivare il suo disco, che si spera che esca entro la fine di quest'anno, ragazzi, entro la fine del 2023. Di chi sto parlando? Già l'avete letto dal titolo, ragazzi, e sicuramente lo avrete già intuito dalla mia anteprima, sto parlando di Capo Plaza. Bentornati signori in una nuova reaction. Oggi siamo qui per ascoltare il nuovo pezzo di Capo Plaza, ovvero Nato per questo, ragazzi. A giusto 2 settimane di distanza dal suo freestyle Freddy Krueger, che mi era piaciuto parecchio e che mi sono riascoltato poi nelle scorse 2 settimane, e molto spesso anche, veramente bello, ragazzi, molto corto, ma spacca veramente i culi, molto bello. Poi chiaramente io lo trovo un po' troppo corto, ma ci sta perché è un freestyle effettivamente, quindi la lunghezza è giusta, e non me lo sono ascoltato troppo proprio per quel motivo lì, perché se fosse una traccia vera e propria con tutta così, cioè io ragazzi volavo in aria, però ci sta anche il fatto che sia un freestyle. In ogni caso, se ne torna oggi con un nuovo pezzo chiamato Nato per questo, non so niente ragazzi, non ho sentito spoiler, anche perché non ne ha pubblicati dei veri e propri spoiler, perché ha semplicemente messo un video e basta, insomma, per annunciare che usciva il pezzo. Quindi, insomma, ragazzi, sono molto curioso di sentire che cosa avrà da offrirci Capo Plaza questa volta. E sono veramente curioso di sapere che cosa farà nel suo disco, che spero uscirà entro novembre-dicembre. Però magari potrebbe uscire anche a gennaio-febbraio, si spera, ragazzi. Vediamo, insomma. In ogni caso, sentiamo questo pezzo. Ma prima di cominciare, come al solito, mi raccomando, un bel like. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così non vi perderete tutti i nuovi video che usciranno in questi giorni nel canale di Music Reaction o di qualsiasi altra categoria di video nel canale. E ragazzi, finalmente ve lo posso dire, ve lo posso annunciare, già ve l'avevo annunciato nelle scorse settimane, ma finalmente ve lo posso dire a pochi giorni di distanza. Molti di voi sapranno, per gli appassionati del mondo del gaming, che il 20 di ottobre uscirà Marvel Spider-Man 2 e ragazzi state pronti perché ci porteremo la serie assolutamente. Non so quando mi arriverà il gioco, ma comunque stiamo parlando dei primi giorni dalla data di uscita al massimo, quindi ragazzi state pronti che appena esce Marvel Spider-Man 2 ci andremo a portare la serie, quindi non mancate, restate sintonizzati nel canale, campanellina sempre attiva e quando esce la serie non ve la perdete, mi raccomando. Mi sono dilungato fin troppo ragazzi, andiamo ad ascoltare questo pezzo, spero non sia troppo tra, però magari lo sarà, vediamo insomma. Nato per questo di Capo Plaza, let's go. E là. Blessed. Fatto di perk, tutta sta gente si spera che perda. Mamma mia. Ma con il cazzo ritornerò indietro. Tutta la notte giravo col freddo. Io sono Mamma mia, che base, Blessed. Io sono nato per questo. Problemi li porto dentro. I soldi rendono uomo, ti sbagli, baby. Dimmi ciò che non so, ti dirò ciò che non sai, baby. Mamma mia, che ritornello. Stavolta si è accorta, sono in completo cortex. Sono ritornato e mo' voglio la Mamma mia. Non ancora sveglio, la soluzione la invento alle strette. Ne prendo un'altra poi mi sento meglio. Ne ho prese troppe quindi ora son perso. Dimmi ciò che non so, ti dirò ciò che non sai, baby. Sto scappando dai guai, baby. Porca vacca, ragazzi. Mamma mia, ho i brividi. Devo essere sincero, ragazzi, vedendo un po' il video che aveva messo per appunto annunciare l'uscita del pezzo, che c'era una sorta di piano sotto, io mi aspettavo effettivamente una base trap, ma proprio trap di quelle là noiose, come un ritorno al passato, e mi sarei un po' rotto le palle effettivamente. Invece non è stato assolutamente così. Mamma mia, micidiale ragazzi, ma micidiale posso dire, più che Capo Plaza che per carità ha fatto il suo, tanta roba, ha spaccato, nulla da dire, assolutamente molto bello. Però, Blessed, che cosa hai combinato? Dio mio, sei un mostro. Ragazzi, per me stiamo parlando a mani alte di uno dei migliori emergenti produttori che abbiamo qui in Italia al momento, perché porca miseria, ragazzi, basta che ascoltate le basi che fa con Nicki Savage.
Mio Dio, già quelle sono tanta roba, però non l'avevo mai sentito Blessed fare una base di questo genere e veramente ha spaccato i culi, non gli si può dire assolutamente niente. Mi ha fatto molto piacere anche il fatto che Blessed abbia messo proprio la tag di Nicki nel pezzo di capo, perché così insomma si fa un attimo anche riconoscere anche in base di altri artisti, insomma Nicki, quindi tanta roba ragazzi, perché Nicki mi piace un botto, quindi sono contentissimo per lui. Però, a parte quello, ragazzi, mamma mia, che pezzo mostruoso! E questo sicuramente, avendo una durata di quasi 3 minuti, me lo riascolterò molto più spesso del freestyle di Freddy Krueger. Non perché non mi piacesse, ripeto, Freddy Krueger freestyle, ma perché è troppo corto, quindi chiaramente faccio un po' fatica ad ascoltarlo tante volte. Però anche quella è molto più pop di questa, perché questa è proprio trap a tutti gli effetti, si può dire, però. Non una trap no che io adesso al momento troverei noiosa come quella di anni fa. Per dire, se adesso io riascolto il primo disco di Capo Plaza, ci sono poche tracce che mi riascolterei spesso. Però ce n'è sempre qualcuna, comunque tipo Coupé, quelle là mi piacciono molto. Però ho anche New Jeans, molto carina. Però insomma, a parte quelle, non ce ne sono tante che mi riascolterei chissà quanto volentieri. Invece, questa qua, secondo me, è trap, però un po' più modernizzata. Veramente bella, non gli si può dire nulla, ragazzi. Veramente un bel pezzo. Porca vacca, dice un po' alla fine le stesse cose che ha sempre detto Capo Plaza, ma da Capo Plaza, ma come la maggior parte, se non quasi tutti gli artisti che abbiamo in Italia, non ci si può aspettare una grande lirica, un gran testo, insomma, all'interno di questo genere di pezzi, di questo genere musicale soprattutto. Però, se devo giudicare, tralasciando il testo, che è la cosa che devo fare al momento, considerando il genere di questo brano, insomma, giudicare Capo Plaza come rappato, non gli si può dire niente. Giudicare la base incredibile, clamorosa. Ho i brividi, cioè ragazzi, è veramente un bel pezzo. Non posso dire niente. Io ripeto, ero partito col presupposto che probabilmente questa traccia non mi sarebbe piaciuta perché fosse una sorta di trap come quella del 2018. Insomma, che adesso chiaramente essendo cresciuto non mi riascolterei mai. Invece mi è piaciuta molto, ragazzi. Me la riascolterò sicuramente molto spesso. Sicuramente adesso un confronto stupido, ma se devo confrontare per dire Syrup di Shiva che ha spaccato tutto con questa qua ragazzi è molto più bella, molto più sensata e il testo anche ha un pochino più di senso secondo me rispetto a quello di Shiva, perché porca vacca, Shiva spara quattro minchiate nel testo, anche Capo, ma le spara con una bella ritmica, le spara in maniera migliore, non so come spiegarlo ragazzi, però spero che mi capiate, cioè se ascoltate le strofe di Syrup, ascoltate la strofa qua di Capo Plaza, soprattutto la seconda. Cioè, porca vacca, si sente la differenza tra i due brani. Poi ripeto, è un esempio stupido perché sono due artisti diversi, quindi non ha neanche senso fare sto paragone. Però è per dire, quella ha fatto un successo incredibile. Questa probabilmente lo farà molto meno di successo, però è molto più figa. Quindi, GG Capo Plaza, tanta roba. Mi fa piacere che, nonostante siano dei pezzi che questi qui che sta portando, tralasciando appunto Vetri Neri. Dei pezzi che probabilmente non faranno troppissimi ascolti, ma che verranno ascoltati solo dalla sua big fam, family, se così si può dire, o comunque in generale da persone amanti di questo genere come me. Devo dire che comunque, ragazzi, fa bene a farli perché sono belli e soprattutto, ragazzi, non è da tutti pubblicare dei brani consapevoli del fatto che faranno meno ascolti degli altri. Però ci sta, ragazzi. Cioè, se Capo Plaza mi deve fare 10 pezzi rap, trap o drill e un pezzo pop o comunque un pezzo che sicuramente lo fa per le radio, per gli ascolti, per farsi i soldi come Vetri Neri o come Capri Sun o come. Oddio, Capri Sun neanche troppo in realtà. Però che ne so, se no, non fare così. Ecco, quei pezzi là a me fanno cagare, però posso capire effettivamente il senso di farli se dopo mi metti altre 10 tracce che invece mi ascolto volentieri. Ed è per questo che ho sempre apprezzato molto Capo Plaza. Quindi GG a Capo Plaza, ragazzi, GG a Blessed, soprattutto MVP della traccia, anche se non ha fatto niente a livello di cantato nella traccia, però. Porca vacca, che base incredibile. Blessed, veramente sei un mostro. Grandi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Se così è stato, mi raccomando, un bel like al video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi perderete tutti i nuovi video che usciranno in questi giorni nel canale. Soprattutto ricordatevi, vi ripeto nuovamente, dal 20, ragazzi, vi ricordo che esce Marvel Spider-Man 2. Non mancate nel canale perché uscirà la serie al più presto. E soprattutto, ragazzi, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, ragazzi, riguardo a questa canzone. Fatemi sapere tutti quanti quello che avete in
in mente, insomma, se avete un'idea in particolare di questa traccia, ditemelo pure, che io rispondo a tutti e metto anche il cuore, quindi fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, che rispondo a tutti, insomma. Ci becchiamo nei prossimi giorni con nuovi video, mancano due reaction all'appello, ragazzi, prima dell'inizio della serie di Marvel Spider-Man, ovvero Nitro Pit Madame e Taxi, quindi al più presto sappiate che escono, e poi ci becchiamo anche nei prossimi giorni con la reaction al collegio. Bella, ragazzi!